Questo è un video di aggiornamento sulla mia postazione make up. Non la chiamerò più collezione make up, ma postazione, proprio perché sto cercando di smettere appunto di collezionare make up in maniera spasmodica e compulsiva, ed effettivamente ho fatto un bel taglio, un taglio netto alla collezione che prima era veramente veramente immensa. Ricorderete, se mi seguite da sempre, infatti, che io avevo tanti mobiletti, mobiletti su mobiletti, poi altri mobiletti più piccoli, una sorta di matriosca che conteneva il mondo al suo interno, veramente, in termini di make up. Adesso non è più così e lo vedrete nel video che segue. Vi ricordo che molti dei prodotti che ho mi sono inviati dalle aziende, vi ricordo che comunque qualche volta ci ricado, vi ricordo che non è un video per appunto sfoggiare quello che ho, o comunque far sfoggio dei miei averi, ma piuttosto un video per mostrarvi appunto come ho sistemato il mio make up e per farvi trovare qualche spunto eventualmente nel caso in cui ne aveste bisogno. Quindi vi lascio subito al proseguo. Sicuramente sarà un video molto breve rispetto a quelli che ci sono in giro sulle varie collezioni make up, ma per me va benissimo così. Quindi ragazze, ci vediamo alla prossima. Ciao. Allora, ecco qua, questo è l'angolino che mi sono ritagliata per sistemare tutto il mio make up, quindi la mia postazione make up, e la maggior parte delle domande che mi fate riguardano questo specchio qui, che è uno specchio effettivamente bellissimo, veramente bello. Ve lo faccio vedere più da vicino, sul quale però non posso darvi indicazioni semplicemente perché mi è stato fatto, questo mi è stato regalato, quindi è stato fatto a mano artigianalmente. Nulla, non posso dirvi in realtà niente. Questa cassettiera, questa console l'ho presa in un brico, non quello classico, ed era un brico in cui praticamente stavano facendo delle svendite notevoli e io, avendola vista, me ne sono innamorata, l'ho voluta prendere, l'ho pagata intorno alle 150 euro. Come vedete sopra ci ho messo un vetro. Mi sono fatta fare dal vetraio il vetro che praticamente contorna precisamente la console, in modo tale appunto da appoggiarlo su e da non sporcare il piano. Lo sgabellino su cui mi siedo per truccarmi invece è questo qui, e questo l'ho trovato dai cinesi, pagato intorno alle 39 euro se non ricordo male. Allora, come vedete sulla postazione, quindi sulla mia postazione, sono rimaste molte poche cose rispetto a prima, sia perché ho fatto un decluttering, molto 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 accurato, e sia perché lo continuo a fare, quindi periodicamente io decluttero, quindi ripulisco la mia postazione e regalo qualcosa alle mie amiche, a mia cognata, a mia sorella. Vi faccio vedere adesso quello che ho effettivamente, come ho organizzato la mia postazione. In questo primo cassetto qui ho messo, in questa scatola, in questo contenitore, tutti i prodotti che uso quotidianamente, quindi quelli che sono in fase di smaltimento, che sto utilizzando di più in questo periodo, in modo tale da sapere che sono qui e poterli appunto finire e smaltire. Come vedete, per esempio, abbiamo questo, che è un fondotinta di Wycon, che è evidentemente in dirittura d'arrivo, per cui lo voglio finire assolutamente, tra l'altro non mi dispiace affatto. Poi ho questa, che per esempio sta finendo, che è la Keep It Perfect di Essence, quindi un'acqua fissante di Essence che sto finendo. Poi ho, vediamo, questa qui, che è la Matte Base di Kiko, che non mi piace ma devo finire. Questa idem, è una polverina gialla da mettere sotto il contorno occhi per eliminare le discromie, però non mi piace e la devo finire, la voglio finire. Poi ho questo ombretto mono di Kiko, questo pot di Nabla in Venus, mi pare sia, sì. Certo, avere la messa a fuoco automatica e vedere che non mette a fuoco mi rode. Quindi questo pottino qui di Nabla per le sopracciglia, varie cose che sto utilizzando in questo periodo e voglio utilizzare assolutamente, in modo appunto da finirle e smaltire periodicamente qualcosina.
All'interno di questa palette poi ho degli ombretti mono, che sono quelli che utilizzo di più, e ho preso questa palette da Wycon, quindi questa palette magnetica da Wycon, e ci ho messo dentro appunto questi ombretti in modo da poterli utilizzare. Mentre in questo contenitore qui, questo l'avevo preso tempo fa dai cinesi mi sembra, quindi diviso in tre parti, ho messo tutti gli ombretti mono che restano. Ho ottenuto veramente pochissimi, come potete vedere, per esempio questo qui di Magheia, che è molto particolare, mi piaceva un sacco, qualcosa di Deborah, qualcosa di Pupa, poi ombretti in crema, tra cui questi di Essence che mi piacciono un sacco, che sono i Metal Shock, e poi questo qua di Kiko, che utilizzo sempre come base, qualche ombrettino in crema, giusto tre ragazze, guardate, sono rimaste soltanto tre, e li ho messi così a testa in giù in modo tale da poter vedere appunto il colore qualora mi servissero. E poi c'è questo di Shiseido, che è famosissimo, il famosissimo oro, ve lo faccio vedere questo perché vale la pena, vedete? È molto brillante anche così, quindi pensate sull'occhio, per cui questo non lo butto. Cassettino centrale, ed è quello in cui probabilmente c'è più marasma, perché la base è ovviamente la parte più importante del make up, per cui qui ho molti fondotinta che utilizzo e che sono appunto in fase di smaltimento anch'essi, e comunque ho tutte cose che utilizzo: questa BB cream della Saponaria che vi ho recensito di recente, questo qui su cui ho fatto anche un video, lo studio Sculpt di MAC. Poi ho, ovviamente in questa parte qui centrale, ho fondotinta, BB cream eventualmente, poi correttori, per esempio queste pallettine di Motives, oppure un correttore di Wet n Wild, giù ho ulteriori correttori di MAC e compagnia bella, mentre qui al lato ho tutte le ciprie, e più precisamente ho le ciprie in polvere libera, le ciprie compatte e quelle che appunto dovranno essere utilizzate quando finirò quelle che ho in uso adesso. Quindi come vedete qui ho tutto quello che serve per la base, appunto in bella mostra, in modo tale che io possa prendere quando voglio qualcosa subito e possa aver ben chiaro quello che ho appunto nella mia postazione make up. I divisori sono tutti stati presi dai cinesi oppure in negozietti per la casa, e sono in plastica dura, molto resistenti, e presi appunto in modo che potessero entrare all'interno di questi cassettini, in modo tale da avere tutto in maniera ordinata all'interno dei cassetti e divisa. Quindi ho qui delle ciprie illuminanti, tutti i blush, e più precisamente i blush di The Balm, qualcosa di Pixie, questo è l'illuminante di The Balm che dovrebbe essere qui, e poi ho le terre, le uniche terre che mi sono rimaste, qualche palette di Kiko, sempre Kiko, Chanel, Motives, Essence, questa la uso un sacco in questo periodo, qualche blush qui, le perle di Guerlain, e qui ho tutti gli illuminanti. In realtà sono un po' proliferati, ho un blush anche che non dovrebbe essere qui ma qui, a volte nella fretta sbaglio, comunque gli illuminanti sono questi, in realtà ne avevo meno prima, però adesso mi sono stati inviati da Pixie, quindi li ho messi qua. Tra l'altro sono bellissimi questi illuminanti qui, li ho messi un paio di volte e fanno veramente un effetto stupendo. Passiamo ai piani alti e vi faccio vedere che cosa c'è. In questo bicchiere ho tutte le matite labbra, anche in questo caso ho tenuto solo quelle che utilizzo di più, alcuni matitoni che adoro, per esempio questi due vengono subito, vedete, vengono subito all'occhio perché adesso sono molto meno rispetto a prima, quindi questo mi consente di utilizzarli in maniera più facile e veloce. Per esempio adoro questi matitoni di Wycon e ce li ho qui, poi ho qualcosa di Kiko, Smashbox, sempre Kiko, molto Essence, insomma in linea di massima questo, qualcosa di Estée Lauder, qualcosa di MAC, qualcosa di Neve Cosmetics, insomma ho ottenuto qualcosina in rappresentanza di ogni brand, però in linea di massima il decluttering è stato selvaggio anche in questo ambito.
Per quanto riguarda i rossetti, anche in questo caso ne ho ottenuti veramente pochi, e più precisamente ho ottenuto questi, che sono quelli a cui sono più affezionata perché hanno un valore non solo affettivo, ma sono quelli più costosi, quelli che ho acquistato nel corso degli anni, per esempio appunto Yves Saint Laurent, Dior, vedete, Yves Saint Laurent, Dior si è suicidato, poi questo è quello che utilizzo sempre, sempre sempre di MAC, poi qui ho Chanel, sempre Dior, insomma, e poi qui ho alcune edizioni limitate di Kiko, questa è di Yves Saint Laurent invece, e quindi Kiko, Yves Saint Laurent, insomma ragazze, quelli a cui tengo di più, mentre qui nei cassettini ho sistemato tutti quelli di MAC, vedete, e li ho sistemati in questo modo, di modo da poter vedere il nome senza uscire pazza ogni volta che voglio trovare un rossetto di MAC. Quindi leggo qui il nome e lo vado a prendere, a trovare subito. Quindi ne ho un bel po' di rossetti di MAC, anzi se volete il video fatemelo sapere nei commenti, mentre qui ho quelli di Magheia e i 4 di Mulac. Di Mulac ne ho soltanto 4, però al momento non penso che comprerò altro make up, proprio perché sinceramente ne ho veramente tantissimo. In questo contenitore carinissimo ho messo, quindi in questo recinto ho messo le acque fissanti, quelle che mi sono rimaste in questo momento perché ne avevo molte di più e le ho smaltite, e poi questi ombretti qui, liquidi di Pixi, che sono bellissimi e sono glitter puri. Veramente bellissimo l'effetto che fanno sugli occhi, ultimamente li sto utilizzando tantissimo, ogni volta che ho fatto un video con questi su mi avete chiesto che trucco avessi, perché davvero fanno un effetto stupendo. Quindi sono rimasta con queste tre acque fissanti, quindi una di Essence, una di Wycon e una di MAC, e una l'acqua fissante per eccellenza. Qui invece ho le confezioni vuote per il back to MAC, devo andare quanto prima. I pennelli, parte dei pennelli, perché i pennelli, la situazione pennelli nel corso degli ultimi anni mi era sfuggita ampiamente di mano, quindi anche in questo ambito ultimamente ho fatto un bel decluttering, e poi ho messo i pennelli che voglio utilizzare, che utilizzo di più, all'interno di questa pochette carinissima di Mercy Handy, questa mi è stata inviata, e dentro ho di tutto di più. Prima di truccarmi, come mi regolo praticamente, prima di truccarmi prendo i pennelli che mi servono, li metto qui e li utilizzo, e poi li sistemo qui. Così posso chiudere, quando si chiude ovviamente, perché in questo momento non si chiude, posso chiudere la pochettina e i pennelli non prendono polvere, vedete, ne ho veramente tantissimi. In questa scatolina veramente bellissima, questa presa dai cinesi, però molto 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 bella, solida, ce l'ho da tanti anni, l'ho portata adesso da casa. Ce l'ho da tanti anni e veramente non ha perso un colpo, è stupenda, si chiude in questo modo, vedete, quindi si può chiudere, poi si apre. Ho messo, ragazze mie, intanto questa palette qui di Pixi, che bellissima, l'ha fatta Dulce Candy per Pixi, e sono dei rossetti, aspettate che se no si vede l'ombra, ecco, sono dei rossetti matte stupendi, quindi la sto utilizzando molto perché ha un range di colori molto molto belli e interessanti, e sinceramente mi consente di avere molti rossetti a portata di mano quando per esempio vado da qualche parte, faccio un weekend fuori, oppure comunque semplicemente avere più possibilità di scelta in un'unica botta. Mentre qui, ragazze, guardate, ho tutte le mie tinte labbra e ho preferito metterle in questo modo semplicemente perché vado a smucinare e mi ci trovo più comoda. Sapere che c'è la scatola delle tinte mi fa andare a cercare appunto le tinte da utilizzare e a fare il giro, quindi le faccio girare. Questa è di Colourpop per esempio, poi questa qui di Wycon, poi che ho, ragazzi, vi faccio vedere, quindi Pixi, avevo una di MAC che non vedo, avevo un'altra giù, insomma queste sono tutte di Wycon, Smashbox, ecco, Smashbox, insomma ne ho, ragazzi, ne ho tante ancora adesso, e quindi le voglio assolutamente utilizzare tutte a giro, e facendo così mi viene più facile. In questa scatolina invece ho messo, ho sistemato in questo modo tutte le palette che sto utilizzando di più, sulle quali ho fatto dei buchi e che quindi voglio assolutamente finire. Adesso non le vado a togliere sinceramente, però per farvi solo un esempio, questa che è la Chocolate Bar di Too Faced ha un buco qui e poi varie conche,
come ben potete vedere, perché la sto utilizzando tantissimo, quindi l'ho messa qui proprio perché è quella che utilizzo di più. La tragedia, idem per questa, che voglio assolutamente finire. Vedete, ci sono due buchi. Per esempio questa invece è la Naked, vedete. Nella cassettiera più grande invece ho messo le cosiddette scorte, perché come ben potete vedere qui ho delle confezioni di Pixie ancora da aprire, qualcosa di Kiko che ancora non ho utilizzato, e poi tutti i mascara che devo assolutamente finire. Ovviamente in quel cassettino centrale che vi ho mostrato prima ho quelli che sto utilizzando adesso, quando quelli finiranno andrò ad attingere da questi qui. Vedete, ne sono veramente tanti. Ora voi ditemi se io devo comprare qualche mascara ancora, ditemelo. No, mi devo tenere e trattenere. Qui dentro, in questa bellissima confezione di Pixie, io cerco sempre di riutilizzare queste scatole perché sono veramente bellissime. Ho messo tutte le palette, quindi abbiamo quella di Clio, che è la New Entry, quella di Giuliana, le Naked. Anche in questo caso ho tenuto solo quelle che effettivamente uso, mentre le altre, quelle che avevo prima, ne avevo veramente tante, le ho regalate. Dimenticavo di farvi vedere questo ulteriore contenitore, perché in questo ho messo anche, in questo caso, i rossetti che utilizzo di meno, che però non voglio buttare perché ci sono affezionato, sono delle edizioni limitate, ma sono pochi. Vedete, anche in questo caso ho tenuto solo quelli che mi piacevano di più, a cui ero più affezionata, o che avevano un ricordo legato a loro. Per esempio questo di Neve Cosmetics, qualcosa di Pixie, qualcosa di Kiko o qualcosa di Chanel anche in questo caso, insomma. E qui anche quelli che hanno confezioni particolari, che quindi non ho dato, non ho regalato per questo motivo. Per esempio questo qui di Alika Cosmetics, questo di Wycon molto carino, questo di Kiko, questo che è stupendo, qualcosa di Wet n Wild, qualcosa di Motives, insomma avete capito, non c'è bisogno di soffermarci oltre. Mentre qui ho tutto quello che serve per le sopracciglia, il mio kit per le sopracciglia e poi matite nere, anche in questo caso refill e scorte per il futuro, quindi quello che mi piace di più, l'unico eyeliner che utilizzo in questo periodo, poi matite di tutti i colori, varie ed eventuali.